Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel video in cui parleremo delle ultime news uscite su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Prima di iniziare una piccola precisazione. Nel video di ieri mi è stato detto, guarda, vai a vederti la storia che sta dietro il fantasmino perché sarà bello. Ragazzi, il video che vi carico il giorno dell'uscita delle notizie è un video quasi semi-reaction. Sono le prime cose che penso come vedo le immagini. Il giorno dopo, in questo caso, in questo video, parlo, analizzo e rivaluto, se è necessario, alcuni Pokémon. Quindi è inutile che nei video che escono il giorno stesso, in cui li commento, di te, ma guarda, devi andarti a vedere la trama, perché la trama la vado a vedere dopo e dopo ci facciamo un commento tutti insieme. Detto ciò, iniziamo subito. Iniziamo con l'analizzare più dettagliatamente i due nuovi Pokémon usciti nella giornata di ieri. Perché sì, non ci sarà solo questo di cui parlare, perché nella notte di oggi sono trapelate altre informazioni ben più importanti addirittura. Ma comunque, iniziamo con l'orso, ossia Keteruguma, un Pokémon di tipo normale lotta e non come avevo ipotizzato io di tipo folletto. Ma del resto ragazzi, vedendo la testa rosa mi è venuto in mente che magari potesse avere quel tipo, invece no, normale lotta. Come abilità avrà l'abilità Impaccio, che ormai tutti conosciamo, e invece potrà possedere anche la mossa Fluffy, l'abilità Fluffy, perdonatemi, che è un'abilità inedita della quale non è stata rivelata nessuna informazione e che è traducibile con morbido, soffice, una roba del genere. In ogni caso questo Pokémon qua sembra, diciamo, ispirato a un orso abbracciatutto. Ci viene detto che il Pokédex a quanto pare sostiene che ad Alola le persone temono questo Pokémon, lo temono talmente tanto da aver inventato dei segnali di avvistamento. Mi sembra quasi una brutta copia di Hypno, nel senso un altro Pokémon pedofilo. Dice che gli piace abbracciare gli allenatori e che allevare uno di questi Pokémon è un pericolo per la stessa vita dell'allenatore. Mi sembra quasi un concept molto simile a quello di Hypno, nel senso un orso che va in giro e abbraccia. Diciamo che è un Pokémon molto interessante e anche a suo modo inquietante. Ma signori miei, mai quanto il buon, e adesso qua ci sarà da soffrire per il nome, Mimikyu, che sarebbe il fantasmino travestito, non in quel senso. E niente, sarà un Pokémon di tipo spettro folletto. Abilità Disguise, ossia appunto travestimento. Spettro folletto, guardate che bella combinazione. Immune al normale, immune alla lotta, immune al drago. Tanta roba, questo Pokémon qua potrebbe fare bene secondo me. Ma molto bene. Soprattutto per i predict in competitivo. Può predictare 3 tipi su 18, è un'ottima cosa. In ogni caso ci viene detto che questo Pokémon è un Pokémon fra virgolette vampiro, infatti odia la luce del sole e non ci tiene ad essere esposto ad essa, tant'è che quello che ha addosso pare che sia in realtà un vestito che ricopre il suo effettivo corpo in modo tale che possa difendersi dalla luce solare. A quanto pare chi toglie questo vestito da Mimikyu viene colpito da una terribile malattia. Ora, parliamo finalmente del concept. Tutti mi avete detto, vai a vederti la storia che sta dietro il fantasmino, è molto interessante. Ok, va bene, allora, adesso ammetto che il concept non è malaccio, un Pokémon vampiro che si copre con qualcosa. Ma chi mi viene a dire che il concept è originale non si ricorda forse di Cubone? Anche Cubone, o Cubone, come volete pronunciarlo, quando gli togli lo scheletro, diciamo che non si può togliere, è un tabù togliere questo scheletro. Uguale per il vestito di Mimikyu, quindi è un concept riciclato e riadattato su questo Pokémon spettro. E tra l'altro il lenzuolo potevano impegnarsi di più, non fare un semplice Pikachu morto, perché effettivamente è quello che sembra. E comunque il design è orripilante secondo me. Il Pokémon non mi piace comunque. Gli accetto il concept, perlomeno gli accetto il concept che nonostante sia riciclato è comunque un bel concept, a differenza dell'orso che non mi soddisfa neanche quello. In ogni caso Mimikyu è ispirato a una sorta di franchise di queste bambole Pikachu che avevano addosso un mantello, diciamo che questo franchise è in giro da 20 anni e a quanto pare hanno voluto fargli un piccolo tributo, insomma. Però non è che mi convinca molto questo mantello da Pikachu. Bene, dopo aver parlato dei nuovi Pokémon possiamo finalmente parlare del trailer che è uscito questa notte.
In questo trailer non ci viene rivelato nulla di particolare fino a un certo punto. Ci vengono mostrati degli scenari di paesaggi, ci vengono mostrati due nuovi Pokémon, niente di particolare finché non si giunge a questo. L'allenatore, che assumendo delle pose molto discutibili dal punto di vista estetico che ricordano molti Power Ranger, infonde l'energia ai suoi Pokémon per eseguire quella che noi abbiamo definito Mega Mossa. Ora, non è secondo me ancora una sincronizzazione confirmed, perché la sincronizzazione, a quanto sappiamo, dall'anime perlomeno, è un legame profondo che si crea fra allenatore e Pokémon, mentre invece qua si dimostra un semplice trasmettere la propria energia, che è qualcosa di differente da quello che abbiamo visto nell'anime. Nell'anime abbiamo sempre parlato di Ash, che si mette proprio in letteralmente sincronizzazione, diventano quasi un'unica persona ed è in grado addirittura di dargli ordini senza parlare. Qua invece sembra paradossalmente una cosa diversa, un trasferimento di energia verso il Pokémon che gli permette di eseguire questa mossa, una condivisione di energia, ecco cos'è. Esattamente questo. Notiamo che in questa sincronizzazione, Mega Moss, chiamatela come volete, è molto importante l'utilizzo del bracciale, se non fondamentale oserei dire, anche perché questo si illumina in alcuni particolari momenti. Proseguendo col trailer invece possiamo vedere i tre starter che sono in grado di eseguire questa Mega Mossa, gli allenatori che trasmettono loro l'energia. E dopo questa scena qua vediamo anche Solgaleo e Lunala, il che mi fa pensare che anche loro saranno soggetti a questa piccola feature del gioco. Mi sorprende una cosa, non vedere Rackruff. Me lo aspettavo sinceramente, essendo che il segreto famoso poteva essere questo, non vederlo mi fa pensare che magari c'è ancora dell'altro da scoprire. Ma in ogni caso staremo a vedere. Il sunto è che secondo me non si può ancora parlare di sincronizzazione confermata, anche se ci siamo abbastanza vicini, forse, perché per ora sembra un puro passaggio di energia dall'allenatore al Pokémon, che cambia un po' le carte in tavola, perché se prima un legame fra solo alcuni Pokémon non era possibile, un possibile scambio di energia è invece accettabile. Dunque staremo a vedere, ragazzi, che cosa si inventeranno alla Nintendo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così invito come se lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!